Benvenuti figliuoli e figliuole, perché Benvenuti, ecco con figliuoli e sotto l'audio doppio figliuole. Benvenuti. perché Ecco, non l'ho con sotto. tolto, né da qua né da qua. Ok, adesso non ci dovrebbe E essere forse più non l'ho tolto l'audio. neanche io, quindi audio quadruplo. Audio quadruplo, perfetto. E nel frattempo si è iscritto Baldo, che ringrazio per l'iscrizione. Ovviamente, buonasera a tutti quanti, figliuoli, e benvenuti a un altro live sul canale della Pregenza, ma non incentrato su di me stavolta. Come vedete, c'è qua con me la carissima Eleonora, che mi accompagnerà in questa oretta di chiacchiere questa sera. Sempre Ma un sì, piacere averti tanto. qua. Grazie a tutti per l'accoglienza, soprattutto quando iniziamo con grazie per avermi consigliato Sangue di Pipistrello. Grande hit, purtroppo dimenticata degli anni 2000. Mi raccomando, cercate anche voi il Sangue del Pipistrello. Ismachiel chiede, il tema di stasera? Il tema di stasera non c'è, Ismachiel. Il tema di stasera è chiacchiere non con me e basta, ma con due persone e in questo caso con Eleonora. Sarà una nuova rubrica che porterò molto di rado per due principali ragioni. Uno, le persone che ritengo abbastanza interessanti da portare in live per chiacchierarci sono poche, grazie per l'iscrizione Shiranui. Due, sapete che le mie relazioni con buona parte dei miei colleghi sono conflittuali a dir poco, nel senso che stanno sul cazzo la morte a me all'80%. No, ma la relazione tra Rao e Kenshiro era conflittuale, infatti. Mi sembra assolutamente giusto, nel senso che non ho grandi relazioni amichevoli con molti dei miei colleghi, quindi di norma invito poca gente o tendo a invitare poca gente. Eleonora invece la invito perché ovviamente è una carissima amica e ci ho fatto buona parte del podcast che Ele porteremo avanti perché finalmente sta roba del lockdown si è fermata. Sì, Perché non so e te, ma ora? io ho fatto sto cacchio di sierologico e sono negativo. Oh, bene. In Io realtà non ho no, vaccinato purtroppo. preferivo essere già, tipo, averlo già passato, in tutta sincerità. Ah, tu sei di Invece... quello, sei della scuola che via il dente e via il dolore, quindi Sì, così riesci ad avere i tuoi belli anticorpi e già. basta. Eh già, avrei preferito semplicemente che mi dicessero: guarda, l'hai fatto, asintomatico, sei già sotto anticorpi e sei a posto così. Invece sono uno di quelli che se va nel posto sbagliato al momento sbagliato sono fottuto. Mi scrive Alandir chi è asintomatico però non fa gli anticorpi. E allora come fai a sapere? Che Vabbè, però cazzo? così gli hai smontato tutto, cioè E basta, non. non saprò mai se l'ho fatto asintomatico o meno. Molto bene. Quindi niente, sono negativo, ma va bene così. Le Sì. mani sono in nero come le vostre mani. La mia maglia è dei Cavalieri dello Zodiaco anche stasera. Molto bene. La mia maglia invece è una maglietta intima nera, di quelle proprio vergognose stilisticamente. Sono quasi tentato di andare a prendere la maglietta di Xenoblade Chronicles che mi hanno mandato giù di là. Comunque vabbè, di base io sono negativo a testa per arrivare al risultato, tra l'altro, no? Io lo devo fare in realtà, perché avrei dovuto farlo questa settimana, invece lo faccio la prossima, però io faccio anche il tampone insieme, quindi via il dente Quindi dopo, via in il tutti dente e e via il due. dolore. Quindi che facciamo? Ci becchiamo questa settimana o la prossima per registrare la prossima puntata del Allora, podcastone? dipende da quando riesco a parte il fatto che ormai la settimana, Sì, è cioè, finita. non Esatto, vedo la l'ora, tanto la veramente, prossima. quindi è più facile che ci becchiamo la settimana prossima, così Yes. almeno io il mixer lo possiamo fare. Però dai, sono contenta che finalmente ricominciamo a Sì, registrare sì, 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 perché sì. insomma è il momento. Sì, io ho sempre magliette di cultura, ragazzi. Dov'è che l'hai presa quella? Su. L'ho presa su. Com'è che si chiama? Adesso che mi ricordo il sito, poi ve lo passo sicuramente perché ne ho prese un po' da lì. Hanno dei design molto carini perché Io sono ne pazzi. prendevo spesso su QWERTY, poi hanno iniziato a calare abbastanza tanto di qualità, in modo abbastanza pesantuccio, quindi non so che dirti. Pampling, ho visto che conosco l'esistenza di Pampling, Frozen Force, solo perché ho visto su Instagram che praticamente, grazie per l'iscrizione Spock, tutte le mie amiche barra streamer barra mini influencer hanno questo accordo commerciale con Pampling, delle t-shirt che gli vengono mandate ogni settimana, e quindi conosco che so che esiste solo esclusivamente per quel motivo. Tipo Gabriella che ogni settimana c'ha la cazzo di pubblicità. Pampling Italia, ma chi è sta roba? Va bene così. Esatto, Quindi c'è Gabriella sempre Colombo. qualcuno che riceve gratis le cose belle, Ma ecco, io per oggi ho questa la ricevuto verità.
Oggi sappi che io ho ricevuto gratis, credo, il gadget più moscio della storia della mia esistenza. No, che cosa? Allora, io ho fatto la recensione dell'espansione di Mortal Kombat, che vabbè, ci sta perché ho fatto anche la recensione di Mortal Kombat 11 su multiplayer. E il codice è arrivato il giorno del lancio, che di norma non è una cosa molto positiva perché poi devi correre a fare la recensione e via così. Doveva arrivarmi un pacchetto tipo di gadget con all'interno il codice del gioco, ma ovviamente non sapendo quando sarebbe arrivato, mi hanno prima mandato il codice e poi mi hanno dato questo pacchetto col gadget. Il pacchetto aveva dentro un pop di Scorpion, che vabbè, Oddio, top, il pop, vabbè, esatto, anche basta, dei biscotti al burro che ho qui davanti, e ok. Oddio, sì. ti giuro su Dio, una boccetta con dentro l'acqua per mangiarli. E cioè, Regalato dell'acqua? dell'acqua, sì, Ok, cioè ho una. spending, che ti mandano il Ti pacchetto di giuro, ho una Scorpion. bottiglietta d'acqua con un adesivo di Mortal Kombat in casa. Ma è grande così, cioè, tra l'altro, anche proprio da sorsi. Tipo, fosse stato almeno un sorso di vodka per dire i momenti difficili, te bevi quella e via. No, e credo sia il pacchetto gadget più moscio della mia vita da giornalista videoludico, in tutta sincerità. Vabbè, sono contenta per te, Alice, fai la bella vita, Ma vedo. tra l'altro la cosa è doppiamente un affronto, nel senso è un affronto per modo di dire, cioè a me fa venire da ridere ovviamente, però è doppiamente un affronto perché il pacchetto gadget arrivato agli americani era un cassone completo con dentro asciugamani e Miracolosa bac... scelta che ti fa i pompini. No, Uno. erano asciugamani ricamati con scritto Friendship e i bagnoschiuma di Mortal Kombat e pure la vestaglia di Mortal Kombat. Quindi proprio noi, povera, il terzo mondo dei gadget. Servi della gleba I proprio. servi della crema del gadget ci sono rimasto malissimo. È la seconda. Ti giuro che è la seconda grande delusione che a livello di gadget Mortal Kombat mi dà, perché quando avevo fatto... Questa è una storia che alcuni in chat si ricorderanno, infatti vedo che qualcuno lo sta scrivendo. Quando ero andato a fare l'evento di presentazione a Londra di Mortal Kombat 11, su cui avevano investito un'ira di Dio, perché immaginati quanti soldi fa quel gioco, hanno fatto tutta sta roba in pompa magna e ci hanno portato a fare le scansioni 3D, grazie Valerio per l'iscrizione. E io dico, ma che cacchio ce la state facendo a fare la scansione 3D? Perché volevano farci l'action figure stampata in 3D personalizzata con Scorpion che teneva il nostro cadavere, che era una cosa potenzialmente fighissima, Ele, fighissima. Bella. Quando c'è stato il momento della recensione, hanno detto vi manderemo le action figure, invece ci hanno mandato la collector perché non hanno avuto il tempo né la voglia di stamparle. È stata una delusione terribile! È stata una roba terribile! Ci siamo rimasti malissimo, tutti, tutti. E per dimostrarti la mia professionalità, gli ho pure dato un bel voto a quel gioco, non facendomi influenzare dalla delusione terribile, però è stata una cosa... Cercata, cioè, Un po' anche se se... avessi abbassato il Se un po' livello, se la abbastanza, sarebbero meritata, no, cioè, vabbè, un po' no... sì. Senti, ma a proposito di delusione, in realtà quando ci siamo detti facciamo una live chiacchierata, io ti ho servito il tema su un piatto d'argento all'evento. Ok, pa, dimmi, vai. E il tema, ti ricorderò che era, che hanno praticamente confermato che fanno la serie TV di Kingdom Ma... Hearts per Disney Plus. Allora, io e te ne parlavamo ieri su WhatsApp, mi sembra. Pare che sia ormai quasi reale. La cosa che Disney Plus stia per fare la serie televisiva di Kingdom Hearts, ragazzi, la grande narrativa, cioè proprio quel picco di narrativa di cui aveva bisogno. Ora, io credo di averti scritto ieri una roba del genere, che secondo me lo sceneggiatore di quella serie si trova davanti i testi originali. E quello che succede è tipo quello che succede a uno shadowwriter quando deve scrivere il libro per, non lo so, Totti o Ciccio Gamer, no? Che tipo va là e gli dice: Ok, ho bisogno di materiale, dammi del materiale. E io gioco la PlayStation.
Gioco a pallone e tutti tipo ti dai le martellate sul cazzo fortissimo. Sì, questo apre la finestra e si butta di sotto, cioè semplice, è indolore rispetto alla lavora. Che poi, quello che mi chiedo io, allora, si sa che sarà in CGI, perché pare che ci lavori Square direttamente, cioè ha cominciato a lavorarci Disney, poi non ha funzionato e ci sta lavorando Square. E Square Enix, preciso, perché per me Square nel mio cuore è ancora Squaresoft, quindi devo dire. E praticamente pare, vabbè, sarà in CGI. Quello che però io mi chiedo è, faranno semplicemente la riedizione del primo, che sarebbe molto target Disney e ci sta, oppure Certo. Nomura mette lì Verum Rex? Questo è. No, dai, allora, deve per forza partire. Grazie per l'iscrizione, Palmer. Deve per forza partire dal primo su Kingdom Hearts. Perché se non può partire dalla parte finale. E ci vogliono quante? 8 stagioni prima che arrivi a Verum Rex. Cioè, a sto punto parte chiaramente dal primo. E questo ovviamente non sarebbe negativo. Perché finché resta sul primo, vabbè, ci sta, va Secondo bene me verrebbe così. un sacco bellina, se posso addirittura dirla tutta. Oh, Se sta è scritto un che è sacco il primo, bellina. verrebbe bellina. Se la scrive qualcun altro sì, e spero di sì, nel senso che qualcun altro, se la scrive qualcun altro viene bellina magari anche con quella base lì. Poi però, secondo me, lo sceneggiatore arriva, i suoi occhi non potevano mentire, e si toglie la vita inevitabilmente, non può fare altrimenti, perché arriva lì e è finito. Vi alzo un po' Eleonora, Joker Ronnie, aspettate. Ok, Alzami, perfetto. alzami tutta, Ti Lily. alza tutta, assolutamente. Allora, sì, sarà un grande spettacolo. Io non so quanto succede. Allora, è vero, Kingdom Hearts ha venduto uno sfacelo, ma secondo te quanto successo può avere questa cosa effettivamente? Ma guarda, io non escluderei. Allora, secondo me ci sono un po', c'è cioè una problematica e una cosa che potrebbe sopperire alla problematica. La problematica è che comunque la fanbase di Kingdom Hearts ormai è anziana. Sì, è Cioè, nel vero. senso, non sono bambini e comunque il target Disney, per quanto possono continuare a fare operazioni nostalgia, cose che strizzano gli occhi a tutti, sono i bambini. La Sì, base, sì, sì. proprio lo zoccolo duro è quello. Quindi mi viene da dire, ma chi se la guarda oggi la serie su Kingdom Hearts? Però in realtà credo che se fanno un buon lavoro e anziché far contenti i fan anziani, Sì. pensano semplicemente di fare una cosa carina per il target giusto. Potrebbe anche venire una cosa che può prendere, credo, i bambini di oggi. Però onestamente sono un po' in dubbio se può ancora funzionare come funzionava nel 2000 e... Quando è uscito Kingdom Hearts? 2002-2005? Oddio, non Comunque. mi. Sì, ma è molto in là comunque. Cioè, comunque. Devono lanciarla molto bene a livello di marketing, secondo me. Devono riuscire a pomparla per i nuovi spettatori, per nuovi ragazzini. Perché, come dici tu, Sì. se non lo fanno, la vecchia fanbase non credo se lo ripuppi tutto, obiettivamente. E non credo che possano fare i numeri che si aspettano di fare da un investimento del genere. Perché, comunque, ragazzi, una serie in computer grafica magari non ti costa come una serie di videogiochi. Però i tuoi bei soldi ce li devi mettere, indipendentemente da quanto preparato sia il tuo team a fare quel genere di cose lì. Poi loro sono molto bravi con la computer grafica, quindi problemi non ne hanno. Oddio, fare dei video in CG molto fighi e fare una serie in CG molto figa sono due cose molto diverse. Però non lo so, sono curioso di vedere in realtà cosa combinano, quanto fedeli saranno all'opera originaria, quanto Disney ci metterà dietro, e cosa ne verrà fuori. Di certo, sai benissimo cosa pensa, sapete benissimo tutti cosa pensiamo della base narrativa. Però, boh, vedremo, vedremo. Sarà comunque divertente vedere le reazioni. Cioè, io la guarderò quasi sicuramente per una questione di curiosità, se non altro. Grazie per l'iscrizione, Tetramir. Per me ci fanno una serie dove Rico e Sora intrecciano una relazione omosessuale, No, ma no, io credevo no. che fosse Kingdom Hearts quella serie, cioè la saga di Esatto, Kingdom Hearts è la era. saga in cui di cosa No. parla Kingdom Hearts, No, ragazzi, Ele, scusate. ricordati che il Kingdom Hearts 3 è la fiera del no homo. Ricordatelo sempre, Sì, ma è che stato fatto perché l'hanno fatto l'uomo al massimo. Io mi sono sempre chiesta, giocando a Kingdom Hearts 2, che ti ricordo sempre, mi è stato dato da un'amica che me l'ha porto dicendo non credevo di vivere abbastanza per vedere una cosa così gay. E praticamente nulla, cioè io quando l'ho giocato tutto, per un po' mi sono chiesta quanto era consapevole
quanto quando l'hanno rivisto loro, l'hanno rigiocato Se per ne sono fare resi conto l'episodio, dopo, dici. eccetera, si sono guardati e si sono detti: cosa abbiamo fatto? Ma ormai era troppo tardi, non lo so, o forse erano contenti così, chi lo sa? Boh, guarda, non te lo so davvero, non te lo so davvero dire. Però è vero, nel senso, non è che tutta quella fanbase di Fujiyoshi e Doujinshi è nata a random, obiettivamente. C'è dietro un fondo di verità. Quindi. È un fondo di verità che è esploso al momento del Riku è qui, ti ho cercato dappertutto. E poi hanno fatto il passo indietro, ricordiamocelo. Sì, sì, Però sì, sì. sull'omosessualità di Kinomasi si potrebbero sostenere Si potrebbero scrivere dei testi. Il nostro prossimo podcast. Ma quanto è gay Kingdom Hearts? Puntata 1. del gender in Kinomasi. La teoria del gender in Kingdom Hearts, puntata 1, Marluxia. E il senso di fare un personaggio con i capelli rosa, immediatamente. La cosa che a me fa sempre fatto ridere è che Marluxio era l'unico che alla fine dei conti io consideravo È eterosessuale, finché vero, aveva la lì cresta in con mezzo. l'Arsen. Secondo Sì, lì in mezzo secondo me Marluxia era probabilmente quello meno gay, effettivamente. È il gioco. adesso cerca di passare sopra i capelli rosa e al fatto che si chiamava Graceful Assassin. Esatto, che era un po' quella roba che cercavano di spingertelo verso quel tipo di sessualità lì. Alla fine, cioè, se ci pensi, c'era un, non so, un vasto cast di gay di ogni È tipo, perché vero, c'erano i sì. queer, c'erano i daddy, c'erano un po' tutti, se ci pensi, cioè, era proprio un intero carro del È Pride, cioè l'organizzazione verissimo, è 13, verissimo. e poi ci hanno aggiunto Xion, perché hanno Esattamente. lanciato il sasso e ritirato la mano. Yakult scrive: ma allora il 70% delle produzioni giapponesi sono gay? No, il 70% delle produzioni giapponesi contengono i cosiddetti bishonen, per chi non li conoscesse, ragazzi. Cioè quel tipo di maschio che piace molto alle donne giapponesi, che non è, che hanno un gusto un po' particolare in fatto di uomini, nel senso che spesso e volentieri si ha la convinzione che la donna apprezzi l'uomo maschio. In Giappone funziona diversamente. Cioè, specialmente nei manga shoujo, il maschio figo viene rappresentato nel 90% dei casi come questa creatura efeba dai capelli lunghi e lisci e luminosi, con questi occhioni meravigliosi, che vengono definiti bishonen, sono anche molto femminili. Cute anime boys doing things well. Esattamente, Corvinus. E questa cosa qua, per la nostra percezione dell'uomo che deve essere maschio e sa da puzzà, che un po' forse deriva da Kenshiro effettivamente, ma non ci possiamo fare molto, ci riesce molto difficile vederli come personaggi mascolini, solo che è un tipo di design maschile che si diffonde in un botto di giochi differenti, e va a influenzare anche i videogiochi. Cioè, per farvi un esempio, pensate soltanto a Nier, che in Occidente era uscito con protagonista Nier padre, ultra trentenne con un occhio solo e le rughe, grazie per l'abbonamento regalato, Sansalal, e invece in Giappone è uscito con Nier figlio, giovane, bishonen, col capello bianco liscio e il viso dolcissimo. Sotto. Quella roba qua. Sai, come tu ben sai, io ho un podcast su questo tema, quindi ne abbiamo parlato abbondantemente, forse fin troppo per la sanità mentale di qualcuno. Però secondo me è più ancora che il design, che a volte è un po' anche un po' ruffiano a caso, se vogliamo, è proprio quel modo che hanno i giapponesi di raccontare queste cose, queste amicizie intense, che però sono. Siccome loro culturalmente tra uomini e donne hanno molta distanza, soprattutto crescendo, questo viene compensato dal racconto di queste amicizie intense, drammatiche, che sono rivali, ma sono anche amici, ma si stimano, ma si odiano, però sono attratti sessualmente uno dall'altra. Ah, però una volta hanno giocato a chiappaculo nelle docce. E alla fine tutto insieme ti dà quell'aura che tu la guardi e dici: vabbè, ma ditelo che siete gay. Cioè, nel senso, Gay fai un po' ingenui, quella anche roba lì. a... Esatto, esattamente quella roba lì. E poi, poverini, loro se ne rendono conto e dicono: ah, no, ma... No, no, ma deve decidere il giocatore che cosa vederci. Che Esatto. cazzo devo vedere, secondo te, Dico solo la scena di Axel, tu mi facevi sentire come se avessi un cuore. Cosa ci Sì, devo sì, 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 vedere? sì, sì. Però lì con Nomura però la cosa va più pesante, perché vabbè, se entriamo nelle nostre teorie Quando esce a sul Baku?
Cos'è acchiappaculo? Under, no, che poi ci bannano il canale. Allora. Sempre da imparare da me, no? Infatti poi ci bannano, però ci arriviamo Tentacoli ingenui, scriveva Suia. Molto bene. Però ripeto, vabbè, lì c'è molto di Nomura, nel senso che noi abbiamo sempre detto che ci sono delle forti repressioni di quello che sente realmente Nomura in quello che scrive. Però purtroppo non c'è nulla di comprovato o una missione reale da parte dell'individuo. Quindi aggiriamo con le nostre teorie questa cosa, Anche perché ovviamente. se chiedi ai giapponesi l'omosessualità non esiste, ricordatelo Oddio, sono. sempre, loro hanno un intero quartiere gay, ma non Esatto, hanno non omosessuali. hanno omosessuali a quanto pare. Che poi la cosa che mi fa più ridere è che avevano anche un comico molto famoso, il cui nome non ricordo, che era famoso perché tutta la sua shtick comica era l'hard gay. Io non so se era famoso. Sì, te lo ricordo, l'hai visto da qualche. Che praticamente, fondamentalmente, il suo personaggio era il fatto di fare il gay, ma incredibilmente stereotipato. Che è una roba che se la fai nel 2020 in Occidente, ti legano e ti buttano giù in un. Cioè, veramente arrivano i servizi, arriva tutta la stampa e ti disintegra. Là è così. La caricatura del gay va bene, non è un problema. Solo che questo a un certo punto, se non erro, arrivava anche, non lo so se a legarsi un bastone al pene e a dare delle botte in giro alle cose facendo delle mosse di danza. Erano delle Madonna, cose. Erano delle cose. Sì, erano delle cose veramente molto, molto giapponesi, nella peggiore accezione del termine, ragazzi. Però effettivamente loro hanno un modo strano di approcciarsi alla cosa. però sai, alla fine se ci Regna il male pensi nel è mondo. Si anche, proteggerà dalle farò finta forze di del cercare di male. fare un discorso Noi. serio, però alla fine se ci pensi è anche questione che tradizionalmente per loro neanche l'omosessualità intesa come l'avere dei rapporti anche romantici con degli uomini, finché non si andava ovviamente a questioni sociali che non esistono tuttora, però ha iniziato a essere un problema molto tardi, cioè da quando c'è stata la permea, cioè ha cominciato a permeare la religione cattolica. Intanto grazie mille a I Sansalot samurai per la avevano donazione. tutti un compagno. Sì, sì. Cioè, Mishima, che è il loro scrittore più famoso nel mondo, era omosessuale. Cioè, secondo me è anche questione che in realtà culturalmente loro non l'hanno assorbita come una cosa davvero pruriginosa come noi. E Che può, sì, quindi il può fatto che ci essere. siano queste cose, Boh, cioè, la ci vivono con sono. naturalezza, forse, sì. Però va anche detto che loro sono una cultura un po' particolare, che su certe cose è incredibilmente aperta e moderna, e su altre è incredibilmente arretrata e bloccata proprio nel Medioevo. Quindi è difficile capire a questo punto se su questa cosa siano più evoluti e la vedano con più naturalezza, oppure se è semplicemente un'altra espressione della loro chiusura mentale. Comunque, come dicevo prima, ringraziamo Sansalal per i soldi che ci ha dato, che sono 3 euro e fanno sempre bene, molto molto amore. Ce li ha dati perché sono il primo che legge bene il suo nick, a quanto pare, visto le mie capacità Come di non ci credete per acchiappaculo? Cioè, ma io vi lettere. porto le perle, ragazzi, cioè, ma tutte le Non ci sono state volte. donazioni per acchiappaculo, comunque, questo effettivamente è terribile, cioè è un neologismo molto importante, ragazzi. Comunque, No. sì, il Giappone è sempre un posto abbastanza particolare, ma parlando di Giappone, hai sentito questa cosa che forse, io spero che non sia una baffata, che sia vera, perché sto valutando la possibilità di andare in vacanza in Giappone l'anno prossimo, che si vocifera che per rilanciare il turismo vogliono pagare metà del viaggio per andare là ai turisti? Purtroppo l'hanno smentita oggi, Ali. Mi spiace No, moltissimo. Ci saranno tipo dei biglietti ai musei e cose del genere, ma per il turismo locale. Hanno dall'ente ufficiale. Guarda, è molto triste questa cosa. devo trovare qualche gabola, devo trovare qualche gabola per farmi pagare un viaggio in Giappone adesso. Credo che la gabola sarà che saranno talmente disperati col turismo che semplicemente inizieranno a regalare biglietti aerei. Può essere, guarda, spero che si trovi la cosa. Che cosa brutta, però. Cioè, ci ho creduto quasi fortissimo che avevano investito un sacco. Ho sentito che era una roba probabilmente più interna, però mi sarebbe veramente piaciuto andarci a metà prezzo, con un bel volo da 300 euro invece che da 600, che vai là e c'hai un sacco di soldi per comprare cagate dalla mattina alla sera, dai gachapon a tutte le altre robe.
Alice, ti ricordo che io sarei dovuta partire il 27 giugno per andare a vedere l'ultimo film di Evangelion È e vero. invece mi attacco fortissimo al cazzo e lo Sì. tiro finché non suona. Sì. Sembra proprio niente. Oltretutto ho anche rischiato di perdermi i soldi del biglietto perché questi cazzoni degli italiani vogliono aprire le frontiere il 15. Ok, e Che quindi te per lo vuoi. adesso pare ancora che sia possibile. E invece in Giappone, i giapponesi sai che sono negazionisti delle cose, no? Certo. Quindi hanno già iniziato a dire: no, no, ma adesso è tutto a posto, riapriamo tutto, però intanto chiudono e Certo. non era chiaro. Quindi per un attimo ho avuto molta paura di perderci tutti i soldi del biglietto perché chiaramente non ci andrei, anche perché non fanno più il film di Evangelion, l'hanno rimandato, quindi Già, cosa vai già. a fare a posto se non per vedere il film di Evangelion? Andavi a fare una vacanzina in Giappone, comunque schifo non faceva, però insomma non era proprio periodo. Un botto di gente comunque è finita come te, cioè, oddio, alcuni anche non rimborsati, ma con le vacanze prenotate da mesi, anche viaggi di nozze e bruciato tutto quanto, insomma, veramente un disastro questo cazzo di coronavirus, guarda, è una roba allucinante. Io non so quando ripartirò a viaggiare, cioè, non credo di essere stato a casa mia negli ultimi 14 anni così a lungo come in Ma questo infatti come ti periodo. senti, Alice? C'è tutto bene? Come ti stanno i tuoi pensieri? Non lo so, penso meno in inglese se ti può consolare. Cioè, è una cosa veramente strana. Allora, in realtà ho ancora delle comunicazioni straniere perché, come ti dicevo, sono stati trasformati gli eventi in eventi digital. E tipo, l'altro ieri ho fatto due interviste da un'ora, tipo in digitale, via Zoom, via tutte queste. Perché tutte, la cosa bella delle interviste digitali è che non è che si adeguano con uno specifico programma, no? E ti dicono usiamo solo Skype o usiamo solo Discord. No, ogni singolo publisher, Eleonora, ha la sua cazzo di combinazione di programmi. Io ho dovuto tipo installare 8 applicazioni per le chiamate online, perché c'è chi usa Zoom, c'è chi usa Microsoft, sto cazzo, non mi ricordo neanche come si chiama, c'è chi usa Discord. Hai o hai anche quello Cisco Meetings? Io Quello mi manca, quello non ce l'ho ancora. lavorando con gli economisti, ogni ufficio di consulenza ha la sua piattaforma, cioè stiamo Sì, scherzando. sì, 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 sì. Comunque scusami se ti interrompo, ma ho visto qualcuno che mi ha fatto la stessa domanda due volte, mi pareva brutto non rispondere, però non ho fatto tempo a leggere il nome. Mi chiedeva in che senso Evangelion ha influenzato il modo di pensare giapponese, mettiamola così. Mentre tu rispondi, io vado a chiudere la finestra che sento rumori di fondo. Vai. Ok, intratterò tutti io. E in realtà è una domanda a cui abbiamo risposto nel primo episodio del nostro podcast, non nostro, mio di Alice purtroppo, mio di Andrea. Esatto, Locant, bravo, Cisco Webex. E che parla proprio dell'influenza che ha avuto Evangelion sul Giappone in generale e soprattutto sul mercato degli anime. Quindi se ti interessa il tema vai ad ascoltarlo, il primo episodio non è spoiler, te lo puoi ascoltare tranquillamente e lì approfondisce tutto quanto. Stai È un parlando discorso molto del tuo vasto. podcast su Eva, no? Esatto, è un discorso molto vasto. In breve quello che ti posso dire è l'influenza che ha avuto sul mondo degli anime, cioè sul mercato, e al di là di tutte le cose che sono anche state dette e ripetute, e che secondo me sono anche un po' meno interessanti, cioè che tutti quanti gli anime poi hanno cercato di fare degli ibridi come Evangelion, hanno cercato di prendere la piega di Evangelion, quella psicologica, queste cose qua, che in realtà non è il punto. Il fatto che Evangelion ha portato un nuovo modello di animazione in termini proprio di quello che è il sostenibile. Perché prima il mercato dell'animazione era legata alle lunghe serie, Sì. quelle che avevano dai 50 episodi in su, che venivano trasmesse in televisione ed erano pagate dagli Tra sponsor. l'altro con una qualità abominevole a tratti, Esatto, perché abominevole. praticamente erano schiavizzati a fare una quantità di episodi mostruosa. E quindi il modello era quello, o l'OAVI che negli anni 90 stava cominciando ad affermarsi ed erano queste cose prodotte direttamente per non video che comunque avevano una reach minore però permettevano di fare anche delle cose sperimentali. Evangelion ha preso la filosofia degli OAVI perché semplicemente era la generazione che stava crescendo in quel momento e quindi faceva le cose con quella testa, però ha trasmesso in televisione, è stato un anime che è andato in televisione, vecchio stile. Solo che all'anime è andato malissimo in televisione alla prima messa in onda, ma ha recuperato i costi e poi li ha quintuplicati coi guadagni, con
l'uscita a un video e con il merchandising. Molto, molto Questo dopo, tra l'altro. ha avuto un impatto che ha cambiato completamente il modo di fare animazione, perché gli anime hanno capito che si poteva, cioè gli studi hanno capito che si potevano fare anime che usassero la televisione come vetrina, ma che non dipendessero più dalle scelte fatte dagli sponsor. E questa è una cosa epocale, perché tu non devi più andare a spiegare all'emittente di TV Tokyo che lo vuoi fare così per quel motivo, e c'hai la testa di cazzo di 60 anni che ti dice: no, ma a me piacevano i cartoni con Doraemon, metteteci una roba tipo E Doraemon, invece il cazzo, sì. e quindi tu ce la devi mettere. Quindi questa cosa ha completamente rivoluzionato, cioè tutta la wave di innovazione degli anni 90 nasce da Evangelion per questo motivo, perché ha dato una nuova scossa al mercato. Quindi la cosa secondo me più interessante è questa, Sono in molto realtà, triste al per di non là. aver messo in sottofondo un trailer da mettere in questi momenti con sulla stellina e The More You Know. È presente quello. Shiii, con la Veramente. Beh, comunque musichetta. il podcast lo trovate sempre sul sito di QWERTY, dove trovate anche quello mio e di Aligi su Final Fantasy VII, quindi Yes, Dummy System si chiama. che continuerà, come vi abbiamo già E approfondiamo. detto. Tra l'altro in chat mi sa che c'è The Train SC, che credo stia per StarCraft, che era un ragazzo con cui giocavo a StarCraft 2 anni fa. Non so se è lo stesso, credo di sì. Però ciao The Train, quanto tempo. Comunque. No, come detto, non è un fumettanza, ragazzi, come lo stiamo semplicemente facendo una chiacchierata su 12.000 temi diversi, con Eleonora, che è l'intervistata e la ospite di oggi, che visto che è ben accetta in chat, cosa strana. Perché, come ti ho già detto, Ele, è raro che la gente nella mia chat sia ben accetta. Perché ho tirato su degli animali come community, ma va bene così. La verità è che hai una chat segreta in cui parli male degli ospiti quando se ne vanno, Luigi. No, 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 Giuro. no, 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 parlo male di un sacco di gente, ma non degli ospiti. No, comunque qualcuno diceva per Gundam è stato così, perché comunque Gundam dipendeva dalle vendite dei Gunpla Sì. e comunque continuava a dipendere anche dagli sponsor, perché è continuato ad andare in TV per un secolo, e il motivo per cui non lo lasciavano smettere è il fatto che dovevano continuare a produrli, quindi in realtà era una collaborazione ben presto, era una collaborazione, beh, oggi è ben presto, all'epoca era Bandai forse ancora, beh, che esiste ancora Bandai, però faceva parte di quella vecchia onda come i Cavalieri dello Zodiaco che erano stati fatti perché volevano tantissimo fare i pupazzetti con le armature, cioè. Il cartone Erano di due. Gundam, com'è che si chiama? Omino. Kumino, ecco, è vero. Omino. Kumino era. Sì, Marco Medali, adorabile anche lui. Lui è Kumino uno di quelli. Kills. Ricordiamoci il momento storico in cui pare che abbia rotto un gunpla di un fan che gliel'aveva portato. Sì. Ma infatti, secondo me, tu dicevi, l'hanno costretto ad andare avanti. Secondo me, quelle stragi che fa nelle serie sono legate al fatto che lui è un uomo spezzato psicologicamente ormai. Cioè, qualcuno che non ne può più. E tutte le volte che gli dicono porta avanti questa storia, la sua risposta è ok, ma a modo mio. E il modo suo è l'angelo dell'apocalisse. Tomino Kills. C'era proprio la roba anche online. Tomino uccide tutti, Tomino fa delle stragi allucinanti e adesso comunque stanno ancora portando avanti la cosa perché se non erro c'è questo, non so se è mi sa che è un film che è sempre legato a alcuni dei suoi personaggi più famosi, come cazzo si chiama? Sono un vecchio rincoglionito, non mi ricordo le cose, ma sembra molto bello comunque. Hathaway, esatto, bravo, Hathaway. Però quello che dici tu è assolutamente sacrosanto, perché io mi ricordo una delle bestialità peggiori di Gundam, che era quella storia con i Gundam, con i ragazzini che montavano i Gundam mini. Tipo, hai presente la serie delle mini 4VD? Sì, Che oddio, c'erano non sti l'ho cazzo. mai Ecco, c'erano ricordato, sti cazzo di ragazzini che per venderti le mini 4VD, loro avevano fatto un cartone animato dove loro avevano ste fottute macchinine che poi ti rivendevano ovviamente da costruire e loro le facevano gareggiare in questi campi di battaglia senza senso, tipo le paludi, i tornadi di sabbia, le bestie feroci che gli mangiavano le mini 4VD e le guidavano con. La cosa più assurda è che le guidavano con sta cazzo di mazza da hockey, come se fosse una pallina ridirezionabile che se tu ci provavi con la Mini 4VD vera la rompevi in un colpo secco, cioè proprio la però secondo me uccidevi. a quel
punto lì Tomino probabilmente semplicemente aveva firmato la sua condanna a morte e c'era la sua firma sui documenti, ma non credo che le abbia neanche lontanamente viste queste robe poi, no? Esattamente, no, anche secondo me non ovviamente non l'ha scritto lui, ma Gundam Build Fighters forse si chiamava, praticamente loro c'avevano i Gundam robottini che si combattevano mini nelle arene piccole e quella è roba solo per vendere i Gundam, tanto che addirittura non era solo roba per vendere i Gundam, era roba addirittura per riciclarli, perché alcuni dei Gundam erano Gundam fatti con due o tre pezzi degli altri Gundam. Sì, Così c'è questa roba. Porca puttana, cioè siete dei geni, perché siete dei geni. Il Gund, cazzo, cioè non abbiamo venduto questi 125.000 Gundam, come facciamo a venderli? Mettetelo come pe prendete i pezzi e montateli sui modellini di Build Fighter. È una roba incredibile, incredibile. Scusa, a me prima è venuto il batticuore perché qualcuno mi ha chiesto se, cosa ne penso di Gurren Lagann e come tu sai io adoro Gurren Ma anch'io lo amo alla follia, Lagann, è uno dei certo. miei anime preferiti, tra l'altro nei miei momenti di peggior povertà non ho comunque ceduto quando la gente su myfigure.net mi chiedeva di comprare la mia statuetta Amina. Stupenda della Kotobukiya che ha fatto un'edizione limitatissima e che io ho comprato prima che ci fosse l'anteprima, cioè l'ho comprata al preordine dal testo, non l'avevo neanche E vista. poi te la volevano comprare, maledetti. Mi hanno offerto, sono arrivati ad offrirmi 1200 euro. Non Porco glielo ho mai detto, cazzo! mai, non darò mai via il grande Kamina dei soldi, non mi fa porcare denaro, la mia trivella vale di più di queste cose. Io ammetto che la mia trivella non è altrettanto solida e probabilmente davanti a 1200 euro avrei piegato la trivella, te lo dico proprio con grande Dice, la mia sincerità. trivella dei veri uomini è più dura della tua, non possiamo approcciarci, ma la mia trivella Mi dispiace, la mia trivella si vende facilmente, Eleonora. Non posso farci, sono troppo attaccato al denaro. scherzi, e io tra l'altro ho fatto dei momenti di povertà assoluti, ma per me era più importante avere Kamina che vegliava su di me. È Cioè, vero, io ammetto. guardavo Kamina e pensavo, io credo in me. Non credere in te, credi nel me che crede in te. Così ti guarda. Quanto No, cazzo io era vi bello quell'anime. anche quelle cose, io ho guardato gli ultimi episodi tipo in piedi sulla sedia che Sì, sì, sapevo sì, che sì, sì. Beh, ma cazzo, quegli piangevo. episodi finali erano qualcosa di al di là dell'epico. Che poi hanno letteralmente segnato lo stile di Trigger. Oddio, Trigger ha raggiunto il culmine lì e non è mai riuscito a superarlo, quindi ha riproposto quella formula in tutti i suoi anime successivi, senza mai riuscire a toccare le stesse vette, purtroppo. Perché con Gurren Lagann c'era anche una base storica, perché alla fine Gurren Lagann era fondamentalmente, era fortemente influenzato da Gao Gaigar. E da tutte quelle serie eccessive al massimo col Gattai Super Tamarro e quant'altro, e lo faceva proprio a un livello inarrivabile. Poi hanno fatto il film che era addirittura più figo delle puntate finali. Il film c'era riuscito a farlo ancora più figo, capolavoro totale. È che ti portavano, sì, Gurren Lagann è Gainax, Ma in però realtà è Trigger, era tutto il esatto, cast e lo staff che poi si è spostato e ha esatto, fatto sì. Trigger, cioè ci hanno lavorato loro, quindi Esattamente. E infatti poi hanno portato quella roba lì. Però lì è vero, ci sono davvero delle scene, dei momenti che sono super epici. Tra l'altro che ha fatto nascere quel meme, quello dei tre redattori di IGN che stavano alle tre con le espressioni variabili. Grazie per l'iscrizione, Scaflone Storm. Voi non sapete chi sono quei tre minchioni. Perché c'è questo meme che gira con le puntate di Gurren Lagann con loro, tipo le prime puntate che erano un po' mosce con loro così. Poi loro che si esaltano sempre più. Tagliano gli occhiali di fronte. Esatto. E poi in finale con loro tipo esplodono. Quelle lì sono le reaction di tre cazzoni di IGN USA alle tre durante la conferenza Sony. È la scena in cui loro si esaltano, impazziscono e c'è quello che salta sulla sedia. Mi sa che è quando avevano presentato la prima volta Final Fantasy VII Remake. All'inizio della presentazione. Cazzo, anni fa, ragazzi, quando ancora era proprio. Ancora sembrava lo dovesse fare CyberConnect, non si sapeva quando sarebbe Ricordo, uscito. mamma mia. Intanto qualcuno mi ha chiesto se ho visto Promare. Ragazzi, Promare è Gurren Lagann con i gay. Cioè, ma certo che ho visto Promare, l'ho visto Certo, 20 sì. volte. Sì.
Cioè, cosa Era c'è di ovvio. l'unica cosa meglio di Gurren Lagann che mi viene in mente? Gurren Lagann con gli alieni, Cioè, giustamente. no, è la storia d'amore che Vira e Kamina non hanno potuto avere, ragazzi. Ah no, è vero, hai ragione, Danny Fighter, erano quelli di Game Trailers, non IGN, mi sono confuso. Hai ragione, e adesso sono gli Easy Allies, hai ragione. Però sì, però la conferenza era quella, lì. Parola Parola chiave chiave della della serie. serata, gay. Quando ci sono io è facile che sia così. E una domanda: secondo te, se Versus 13 fosse uscito, sarebbe stato peggio del 15? Ma vedi che ci vogliono far parlare male dell'innominabile. Mi riesce di. Allora, non saprei, ragazzi, perché come vi abbiamo detto, il grande colpo di scena che doveva rendere Versus 13 un capolavoro, in realtà ve l'abbiamo già descritto, vi abbiamo già detto che era una cagata alla fine della fiera. Quindi, a livello narrativo, plausibilmente no. Però, se fosse stato un progetto portato avanti come Dio comanda, consolidato da subito e senza le problematiche di sviluppo che ha avuto il 15, magari sarebbe stato un gioco migliore. Perché comunque, ragazzi, il 15 l'ho detto un milione di volte. Cioè, quei poveri stronzi hanno dovuto sviluppare un Final Fantasy in un anno, riscrivendo tutto, modificando tutto, cioè hanno dovuto fare un miracolo. Ovviamente non gli è riuscito al 100%, però insomma provateci voi, nel senso non è esattamente una passeggiata. Quindi c'è comunque parte di me, per quanto io considero il 15 una mezza cafonata, non riesce a odiarlo completamente perché ci vedo la sofferenza di Tabata, capite? Ci vedo il sangue e le lacrime di Tabata e non riesco Sì, a... è vero. Non riesco a non... Poverino. Esatto. Sì. Poi devo dire che, lo dicevo anche l'altra volta, io comunque apprezzo il fatto che comunque sia stato portato fino in fondo. Cioè, perché un progetto non finito nella mente può essere bellissimo, perché finché non ci vai sotto e lo realizzi, rimane Sì. una fantasia, e quella fantasia può essere stupenda, può essere il gioco perfetto nella tua mente, perché non è mai stato fatto, e quindi non ha dei veri difetti, perché non ha delle vere caratteristiche, è tutto nell'etere. Però per me comunque è la prova che qualcosa non ha funzionato se non è stato fatto, perché magari non c'era davvero materiale per lavorarci sopra, al di là di quelle 3 idee. E quindi per me, cioè, io comunque apprezzo di più il fatto che il 15 in tutta la sua imperfezione almeno sia stato portato avanti. Eh sì, che poi Tabata alla fine non era neanche così male a scrivere perché Type Zero ha una bella trama, quindi alla fine della fiera non è neanche colpa sua lì, povero Cristo. E Tabata, per chi chiede cosa sta facendo, ragazzi, ha aperto un nuovo studio che non si è capito se è uno studio di supporto tecnologico per altri team di sviluppo o stia effettivamente lavorando ai videogiochi. Io credo che sia un team di supporto tecnologico che lavora a software legati al gaming ma non videogiochi. Però comunque vabbè, povero Tabata, gli si vuole comunque bene, l'abbiamo incontrato troppe volte e l'abbiamo guardato nei suoi occhi morti dentro troppe volte per odiarlo. Guardi nell'abisso, l'abisso guarda Tabata e Tabata Sì. guarda te. Poi dovreste sapere che molto dell'apprezzamento che ho come persone, ragazzi, per gli sviluppatori non è legato necessariamente al loro lavoro, è anche legato al loro lavoro, ma io, essendo parte di questo magico ambiente, quello dello sviluppo e dei videogiochi, ho un sacco di contatti, parlo con un sacco di persone, sento un sacco di voci. Quando uno mi sta un po' sui maroni è perché sento voci molto spiacevoli sul suo conto, legate a cosa vuol dire lavorarci e come si comporta durante gli eventi. E il povero Tabata è all'unanimità considerato da quelli che ci hanno lavorato uno stinco di santo. Veramente Sì, un è povero vero. Cristo che trattava bene tutti alla mano, che non se la menava, che faceva le cose tranquillamente, che non rompeva i coglioni, stava tranquillo, proprio sereno, sereno, sereno. E vi assicuro che a quel livello lì è una rarità, perché di teste di minchia ce ne sono. Non potete neanche immaginarvi quante. E fan delle robe spesso che pare di avere a che fare con Mariah Carey, quando in realtà sei lì a fare i videogiochi.
una Sì, che roba. tra l'altro dici, ma porca miseria, nel mondo reale sei ancora considerato uno sfigato. Cosa Esatto, stai cioè, facendo? Come te la tiri? quanti sono quelli che fanno i videogiochi conosciuti a livello globale? Non è che siano tanti, nel senso, capisco che sia un lavoro per cui ovviamente io rispetto una persona molto di più di quanto uno che faccia il cantante, ma per il mio background, però obiettivamente ne ho. Montarsi la testa a quei livelli è da testa di cazzo, indipendentemente da dove sei arrivato, obiettivamente. Sì. Nomura è una bella testa di minchia, Sansalal, ma non è il peggiore. Ne ho sentiti di peggiori. Nomura è un po'. Cioè, non è che è cattivo, è un po' psicopatico, detto terra terra, e poi dico differente. Non è Cioè, cattivo, non perché lo ho. disegnano così. Cioè, non ho mai sentito Nomura trattare attivamente male le persone. Cioè, ho sentito tante leggende sulle sue richieste e su come si comporta, cioè è matto, ha bisogno di delle cose in modo quasi ossessivo-compulsivo, ma non è necessariamente cattivo con la gente, capite? È lì. Non credo che Ele abbia mai giocato un Dark Souls, I Am No Hero, però infatti ti fanno domande questo tipo, ma scusa, ma coi Souls, com'è la tua esperienza? No, ma in realtà sai, fanno anche bene a farmene e fanno bene a girare il coltello nella piaga, perché la verità è che io ho perso almeno due generazioni PC perché non ho mai avuto un PC all'altezza e ho perso anche una generazione console perché periodo di povertà e quindi niente console. Però questa cosa mi rode tantissimo perché mi sono veramente persa delle robe grosse, grosse, grosse che vorrei aver giocato. Per esempio, non ho mai giocato un GTA moderno. L'unico GTA che io ho giocato era quello che vedevi dall'alto con le macchinine e che schiacciavi i pallini. Minchia, non ti sei mai giocata Prego. neanche GTA 3, eh? No. Quello. Gravissimo. Interessante, È gravissima interessante. questa cosa, mi rendo conto. Forse dovremmo farci tipo una live di io che gioco giochi che mi sono persa. Tu che giochi Grand Theft Auto 5, si potrebbe anche fare, sai? Si potrebbe anche fare. Peccato che è uno di quei giochi che non ho su PlayStation 4, quindi non te lo posso passare, purtroppo. Perché io lo so. Ecco chi non ha ancora comprato GTA 5. Io, È esatto. vero, ma anche tu è tipo tre ragazzini, non lo so, in Kazakistan dove non c'è l'elettricità, che non hanno GTA 5. Però dai, cioè, ma vuoi mettere vedere la mia espressione adesso? Io mi ricordo che uno dei momenti più belli della mia vita è stato quando, allora, per un po' io ho lavorato in una, come tu sai, in una. Chiamiamola software house indie di videogiochi di cui non parleremo No, oltre, non parleremo. però in questo team c'era un designer di un talento di quelli che ti fanno incazzare, aveva 21 anni, talento incredibile, sapeva fare le cose pazzesche, infatti poi è È finito a lavorare scappato, in sì. Sony, adesso sta lavorando in Sony in Inghilterra. Però praticamente lui gli mancavano tutta una serie di capisaldi degli anni 90 perché era giovanissimo e quindi non li aveva mai giocati. E per la sua festa di compleanno gli ho organizzato una festa a tema anni 90 in cui l'ho costretto a giocare in tipo 8 ore. Gli ho portato tutta una serie di giochi tipo il primo Resident Evil, queste cose qui, Medieval e tutte queste cose. E gli ho detto adesso per 8 ore te li giochi tutti. E sembrava di vedere un Kids React 2. Però è stato emozionante, devo dire, perché riconosceva ancora, nonostante i titoli fossero vecchi, quanto fossero fighi, Eh beh, diciamo, sì, là, a perché livello comunque di. se hai delle basi, riconosci la genialità di design se li contestualizzi al periodo storico, capisci? Quindi comunque quella roba lì è il motivo per cui io dico sempre a tutti che devono studiarsi la storia dei videogiochi, perché quando ti rendi conto di quali sono i tasselli che compongono i giochi moderni, ti si apre un mondo proprio davanti a quello che possono rappresentare. Cioè, anche, l'ho detto meno anche oggi, rigiocarsi roba come Thief e Deus Ex, rigiocarsi roba anche come il primo Doom, come i primi Mario. Li guardi e dici, mamma mia, ma come cazzo vi è venuta in quel periodo storico lì fare queste robe qua? È Secondo incredibile. me un gioco che purtroppo è stato eclissato da altre cose e quindi non viene ricordato per quanto è stato figo quando è uscito è il primo Tomb Raider. Yes.
È Ma vero. era fichissimo il primo Tomb Raider, ragazzi, aveva una meccanica di gioco che era pazzesca, È era veramente. stato. Cioè, in realtà ha influenzato tantissimo quel tipo di giochi. Ci sono stati un sacco di tentativi di scoppiattatura. Il problema era che il suo sistema era molto evoluto, ma andava applicato in modi differenti. Che poi in realtà si sono sviluppati in modi differenti. Perché riproporlo così era una roba comunque che era veramente un legno. Però per l'epoca era una genialata nella detta Terra-Terra. No, non è che c'è da Sì, dire sì, sono sì. tutori. Poi purtroppo Lara è diventata la pin-up dei videogiochi e si parlava soltanto delle Poppe, tette della sì. coppia. Però vedi, almeno ti consola il fatto che non è che il giornalismo sia realmente degenerato. È sempre stato così, comunque, detta terra. Nato È nato degenerato. degenerato, perché quando hai un gioco che ti cambia il panorama e passi anni a parlare delle poppe di Lara Croft, ti rendi conto che comunque già all'epoca un po' si faceva il clickbait anche sui cartacei, anche se non c'erano i click, insomma. Si faceva il Vero. baiting di quel tipo lì. Che da un Beh, certo... un Sì. altro gioco che era pazzesco secondo me quando è uscito e si è parlato soltanto di tette era il primo Dead or Alive. Minchia. Vabbè, però Era bomba! quello però era fatto dai Tagaki e lì c'era proprio la volontà attiva di fare un gioco dove i protagonisti maschili erano tutti tamarri e i protagonisti femminili erano delle poppe che camminavano, eh? Cioè, lì era proprio quello il concept era quello, nel senso, cioè, Dead or Alive era come vuoi farla questa? Con la quinta, ma la caratterizzazione di Tagaki con la quinta. La quinta è una La quinta è caratterizzazione. una caratterizzazione, ma come picchia la gente con le tette, così in allegria. Secondo me era figo, a me era piaciuto. No, mi ha No, no, chiesto ma cosa era un ne bel... pensi di sorridere, a me era piaciuto. Sì. Oddio, anche Rumble Roses, però, e l'Adepso è un altro tipo di gioco che preferiamo dimenticare. Vabbè, Yeah. comunque dai, pregi, nuovo format, scegliete quali giochi devo assolutamente giocare tra quelli che mi sono Eleonora persi, gioca cose facciamo. nuove. Esatto, Facciamo. La piccola Eleonora si risveglia dal coma e deve recuperare i giochi del decennio che si è perso. Beyond Good and Evil, Yakult Yakult è stato un gioco molto molto importante. È un peccato pensare che questo seguito incredibilmente ambizioso fatto da Michelangelo uscirà probabilmente nel 2029 fatto da qualcun altro perché lo cacceranno a calci dopo aver speso 12 miliardi di euro. Però, insomma, ai tempi era un gioco comunque molto molto ambizioso che è riuscito anche abbastanza bene. Lo trovo un pochino sopravvalutato, ma non così tanto sopravvalutato. I recuperoni della Ele, lo chiama la rubrica Rock Beh, guarda, Roccenzo, sei perfettamente in tema perché stavo raccontando prima da Ligi che adesso su Instagram, se mi cercate, tra l'altro lo trovate, mi sono decisa che per una settimana leggo solo ed esclusivamente tutti gli infiniti fumetti che ricevo o che compro e che ho a casa, ma non ho ancora letto. E quindi ogni giorno recensisco tipo quattro fumetti che ho letto il giorno prima sul gabinetto e cose di questo tipo. E sto effettivamente recuperando qualsiasi cosa, quindi i giochi saranno la prossima frontiera. Quando mi licenzieranno e non avrò più un lavoro, Vashvix ti vuole potrò. male perché vuole che io ti passi quel gioco action con Sora protagonista di cui lui non ricorda il nome, ma io purtroppo me lo ricordo, che era il fottuto Bouncer. Era Bouncer The me la Bouncer. ricordo, aspetta. E il problema è che di The Bouncer, Ele, è che quando ne parliamo sempre del fatto che il protagonista è Sora adulto, ed è vero. Ma quello che ci dimentichiamo di The Bouncer, che secondo me è un personaggio molto più importante, è Zion. E io non so se te lo ricordi. Oddio, qua, descrivimelo fisicamente. Guarda, se te lo descrivo è già finita la magia, perché la sua caratteristica fondamentale è che ha le corna piercing. Te lo ricordi? Era oltre, aveva i piercing con le punte in faccia, i capelli biondi ossigenati e due corna da oni di metallo che erano due piercing in fronte. Era una roba vestito rigorosamente di pelle col chiodo. Era una roba inguardabile. Cioè, era una roba inguardabile. Secondo me quello era il periodo in cui Nomura ha cominciato a chiedersi: quale
quanto posso andare avanti prima che mi fermino? 30 anni dopo, nessuno l'ha L'ha mai fermato. fermato? Maledetti, maledetti! Zion doveva essere il top e invece è stato superato. Mamma, no, vabbè. No, però devo dire che in quel film, tra l'altro, mi sono piaciute delle cose che, non so, a me piacevano, a me per esempio sono sempre piaciuti i punta e clicca, che io sono un distillato di sfiga e come tutti gli sfigati Non hanno è le punta vero, e clicca, no? E quindi anche io su PlayStation ancora giocavo ai punta e clicca, cioè capisci che erano legnosissimi e completamente superati, però mi sono giocata un sacco di volte roba tipo Clock Tower, l'ho giocato un botto di volte perché mi piaceva cagarmi addosso. E adoravo le pause di caricamento che duravano 20 minuti l'una, queste cose. La magia del punta e clicca. tra l'altro, figo il fatto che il vero successore spirituale di Clock Tower alla fine l'abbiamo fatto degli italiani perché è Remothered fondamentalmente. Adesso sono fatti, sì. Com'è? Ma Remothered è carino, è un bel gioco. Non è stratosferico, però secondo me è un titolo comunque abbastanza valido, soprattutto se consideri le risorse che avevano loro e il fatto di portarlo avanti oggi in Italia con un team principalmente italiano. Adesso stanno facendo il seguito che sembra molto più evoluto. L'ispirazione ovviamente è Clock Tower. Sì, ma Hunting Ground, Grimoire Nier non è un sequel moderno. Hunting Ground è un gioco vecchiotto. E comunque anche Hunting Ground è stato l'ispirazione di Remothered. Quindi nel periodo attuale di giochi con quel tipo di struttura qua c'è quasi solo quello. A proposito di punta e clicca, avete mai giocato a Grey Matter? No, Tristan, a sto giro non so di cosa stai parlando. Si può vedere un po' di amore per Lost Odyssey, Kyo. Io amo molto la trama di Lost Odyssey, non altrettanto la struttura. Lost Odyssey è il gioco che, per chi non lo sapesse, in chat ragazzi, che Sakaguchi ha fatto quando è andato via da Square. È un titolo, secondo me, scritto molto bene, con una narrativa dei personaggi fantastici, ma è veramente una discreta mazzata al cazzo. Cioè, purtroppo è molto classico nella formula. E fai fatica ad andare avanti a tratti perché è davvero troppo classico. Quindi non ce la fai. Domani porti Xenoblade. Guardate, lo volevo portare stasera, ma purtroppo devo ancora scrivere un botto di roba e non ce la farò mai. Quindi domani lo porto senza ombra di dubbio. Non riuscirò il pomeriggio perché il pomeriggio purtroppo, cioè, devo lavorare. Quindi sarò su multiplayer. Credo con Final Fantasy 9. Purtroppo devo lavorare. Purtroppo devo lavorare. Sarò su multiplayer a fare il live con Final Fantasy 9 in realtà. Quindi comunque vi beccate un po' Ah, di. come mai Final Fantasy 9? Perché lo regala il Game Pass. Ah. L'ha regalato il Game Pass su PC. Io mi sono rimesso a giocarlo così in allegria, così in amore. E no, poi la sera, visto che mi è arrivato, mi gioco molto molto volentieri Xenoblade Chronicles Definitive Edition che mi è arrivato oggi stesso. Che dire? Ci Boh. chiedono quando faremo la run di Final Fantasy VII Remake. Quando adesso, fino a poco tempo fa, ci davano la multa se ci incontravamo, quindi Già. è un po' un problema. Ci Però. rincontreremo ragazzi e faremo dei gameplay di Final Fantasy VII Remake sicuramente, ma per il gameplay ci vorrà un po'. Tanto da sperare quasi che escano dei DLC, così ve lo facciamo su quello, ovviamente. Io sto scrivendo il mio Instagram perché me lo stanno chiedendo in chat, così lo Sì, trovano. scrivilo in chat così almeno te lo trovano. Più fanzele, più fanzele, più Instagram fan. C'è chi ti chiedeva di fare un canale Twitch prima addirittura. Con Eleonora gioca a cose, fondamentalmente. Guarda, sarebbe un format stupendo e voglio soprattutto la testa di Pregi che compare tipo assistente che mi spiega le cose da fare quando mi blocco. Sì, però Clipper Word 97. a patto che quando fai le cose fighe esco fuori e faccio tosti e torno tipo Mortal Kombat. Essere un'ottima idea, sì. Assolutamente sì. Bene, bene così. No, come dicevo ragazzi, noi settimana prossima ci ribeccheremo per fare la quarta fantomatica puntata del podcast, che sarà quella legata alla storia, quindi comunque una puntata bella massiccia. Ovviamente non vi racconteremo tutta la storia di Final Fantasy VII, ma vi parleremo di alcune chicche legate a come l'hanno cambiata, a cosa volevano fare, e a com'è, e ai momenti che ci hanno segnato di più all'interno della storia. Però per ovvie ragioni, ragazzi, è una puntata
definire spoilerosa è riduttivo, quindi stateci accorti perché sennò vi spoileriamo dei momenti incredibili della trama di Final Fantasy VII se non li volete sapere. La quinta, come dicevamo, sarà sui personaggi. La Sì. sesta sarà la più dolorosa perché sarà quella sugli spin-off. E la settima a questo punto sarà quella con i segreti, ma oppure potremmo anche renderla quella in cui parliamo di Final Fantasy VII Remake a questo punto in forma di podcast, anche se l'abbiamo già fatto in forma di live, magari trattarlo in forma di podcast ci sta. Tristan, sì, ho visto che Michele ci ha fatto pubblicità, ma infatti gli ho voluto un sacco bene perché in realtà come al solito io non ho chiesto niente perché a me sta sul cazzo sfruttare i miei amici famosi fondamentalmente per farmi pubblicità nelle cose. Ed è bellissimo perché Michele fondamentalmente ha visto un mio post su Facebook con il link del podcast e mi ha scritto in privato: avete fatto una cosa bellissima, lo spammo dappertutto. E quindi ne ha parlato durante i suoi video di retrospettiva di Final Fantasy VII, ovviamente. Quindi comunque è una cosa bella assai. Ho amato Dummy System, ti dicono. Beh, Dummy System è un gran podcastone. Io spero che escano pagine di Final Fantasy VII che cancelli il capitolo 18. Tu e molti altri, Random 81. Tu e molti altri sperano quella cosa, ovviamente. Sì, sul primo episodio della Perfect Run su Final Fantasy VII, che però è anche una retrospettiva a Frisson Force, perché lui sta facendo la Perfect Run anche per parlare della storia del gioco, per certi versi, e di quello che rappresenta obiettivamente. Almeno credo che sia in larga parte così come sta affrontando la cosa, perché Norma le affronta in questo modo. Io ho guardato solo la prima, ma credo che sia quella la struttura. Comunque, vabbè, ci siamo fatti un'allegra oretta di live, Uele. Sono Come molto contento, come al solito, sono molto contento come al solito di averti avuta qua, e ti ringrazio per la partecipazione. Sei la pioniera di questo magico format in cui intervisto le persone. Probabilmente se questo canale andrà avanti per 10 anni, questo format ricomparirà sì e no 4 volte, dopodiché non tornerà mai più. Questo per farvi capire quanto sono sociale su questo genere di cose, ragazze. Tristan ti chiede: torna Ele, ti prego. Una roba del genere. Coppia da streaming, cosa vogliamo? Siamo Siamo la coppia più bella del mondo e anche per avere l'artwork ufficiale, sai, lo sai, vero? Cioè, ti ho fatto anche vedere. Perché per chi non lo sapesse, ragazzi. C'è questo ragazzo che mi ha mandato una mail perché io mi stavo scervellando per portare in forma video i podcast extra che abbiamo fatto. Cioè quello che. Perché purtroppo, perché noi quando facciamo i podcast normali ci filmiamo e quindi ho il materiale video per metterlo su YouTube. Ma registrandolo da casa senza filmarci, mi spiaceva metterci uno sfondo nero tipo con sotto un'immagine Final Fantasy e lasciare andare l'audio. Quindi ho colto al balzo questa occasione di questo ragazzo che mi ha contattato su Gmail, mandandomi un art in cambio semplicemente di visibilità, che si chiama il suo canale Jailbreak Arts, Jailbreak Arts, cercatelo su YouTube, è molto molto bravo, mi ha mandato questo schizzo di me e Leonora disegnati come Cloud e Tifa sulla panchina del salvataggio di Final Fantasy VII Remake, è bellissimo, gli vogliamo un sacco bene a questo sketch e non vedo l'ora di vederlo finito perché lo userò come sfondo per mettere in video quei podcast e credo che metterò come sfondo quell'artwork a qualunque cosa su Final Fantasy tratterò da qui all'eternità probabilmente. Quindi dategli un'occhiata, è veramente molto molto bello. Comunque, Ele, io ti ringrazio per essere stata qui, vi saluto tutti, bestiacce in chat, ci vediamo al prossimo live che sarà tornerò, è domani. una promessa, ragazzi. Tornerà assolutamente, sarà sempre la benvenuta. Molto amore a tutti quanti, come sempre. Ricordatevi di iscrivervi, che siamo al glorioso numero di 347. Ricordatevi che l'obiettivo di 400 è ancora lontano, ma non lontanissimo. Era più lontano quando eravate 330, perché la matematica non è un'opinione. Molto amore a tutti quanti, e alla prossima. Ciao ciao! Ciao.